perché così lo devo definire necessariamente, no? Se fossimo stati noi, e quindi se fosse partito, fosse partita da qui la pandemia, cioè avete idea di cosa saremmo noi oggi? Cioè noi non saremmo i terroni, noi non saremmo praticamente quelli che... Noi oggi saremmo forse peggio, il peggio, della schifezza, della merda probabilmente, per una merda umana come quel signore là che ricoprendo un ruolo importante, cioè quello di dare della informazione su un quotidiano nazionale, si permette un giorno sì e un altro pure di prendere a pesci in faccia una, come dire, parte importante, numericamente importante, della nostra nazione. Cioè tutto il mezzogiorno per lui, noi siamo una merda, noi siamo dei parassiti, noi siamo dei, non lo so cos'è che siamo, insomma, per questo signore qua. Però, ripeto, è quello che è, probabilmente si è rincoglionito del tutto e quindi voglio dire, sarà un caso umano, patologico. Mi meraviglia che sia ancora, come dire, a dirigere quel quotidiano. E soprattutto, vedete, sapete cos'è che mi meraviglia? Che quei quotidiani si vendono ancora qui, perché da Roma in giù, di quei quotidiani là, se non se ne vendesse manco uno, probabilmente, beh, il signorino, anche da rincoglionito, capirebbe che probabilmente manco se lo può permettere. Invece noi siamo così dolci e zuccherini che lo finanziamo pure comprandogli con quella merda di giornale sul quale lui scrive. Ma questa è un'altra pagina, un'altra parentesi. Magari, ecco, se lui fosse intelligente, potrebbe, invece di mettere contro il nord al sud, potrebbe anche sponsorizzare la ripartenza, perché questo stanno provando a fare, vedete? Stanno provando a metterci contro perché? Perché da loro è partita prima e quindi diciamo il prezzo che hanno pagato è stato un prezzo altissimo e a me, come sono certo a tutti quanti noi, dispiace. Da noi il prezzo è stato non minimo, di gran lunga inferiore perché partendo successivamente con le misure di contenimento, beh, abbiamo limitato i danni. Ora, a lor signori, non è che se ne fottono se riaprire in maniera indiscriminata e non programmata significa fare una strage anche da noi qua. Non se ne sbattono per nulla, ma manco per l'anticamera del cervello di questa cosa qua. E quindi dicono dobbiamo aprire, dobbiamo aprire, dobbiamo aprire. Ce l'hanno con quelli là che hanno delle, come dire, delle perplessità che credo siano più che legittime. Se invece quel deficiente, ok, sponsorizzasse con il suo giornale una programmazione seria, importante, beh, potrebbe essere anche ben visto, perché ripeto, nessuno vuole che venga chiuso tutto, lo capiamo, siamo abbastanza intelligenti anche noi per capire che c'è un problema che è quello economico. E chi più di me lo può dire, visto che quotidianamente guardo negli occhi la disperazione. Lui, dalla stanza del suo quotidiano di merda, manco sa che cos'è la disperazione, ma manco l'ha mai vista, ma manco proprio la immagina, quindi guarda se lui può capire il problema e no. Ma c'è un problema, è quello di cosa prediligere, quale valore mettere in prima fila, diciamo, no? Quello economico o quello del diritto della salute dei cittadini. Questo è il punto, no? E allora c'è chi evidentemente non è che non se ne frega della salute dei cittadini, non se ne frega minimamente della salute di una parte dei cittadini, cioè di noi, per lui noi siamo meno della merda, perché la merda, diciamo, per lui praticamente probabilmente è una cosa che se la schiacci poi ti cambi la scarpa, perché se lo può permettere e non la vedi più. A noi invece ci deve vedere davanti, perché ahimè non ci può ammazzare, non ci possono ammazzare, ma se potessero farlo vi posso garantire che a questo punto devo pensare che probabilmente pure lo farebbero. Però al di là di questo, vedete, a me piacerebbe che si parlasse di programmazione, la politica quello dovrebbe fare,
programmare, individuare un problema, dicevamo ieri, e programmare la soluzione al problema. Quando, ripeto, insisto.